Oggi faremo una ricetta della tradizione contadina del nord, una minestra con le luganache, una di quelle che scalda veramente le serate invernali, e poi invece ci dedicheremo a una sfizioseria, insomma, dai, qualcosa veramente di buono da mangiare, magari per una merenda o per uno spuntino o anche per un aperitivo, un appetizer, dei triangolini sfiziosi. E allora adesso andiamo a fare subito la spesa. Buongiorno, carissimo. Allora, oggi facciamo le luganache, una minestra di luganache, quindi mi servono 200 grammi. A posto? Grazie. Buona giornata, ciao. Dov'è la mia artista del vegetariano? Cristina? Buongiorno. Ciao Anna. Ma che profumo c'è? Ma cioè, facciamo due chiacchiere in cucina qui. Sì, al fresco e al caldo. Ascoltami, per oggi mi serve 150 grammi di rape rosse, prezzemolo e una cipolla piccola. Benissimo. Ciao Alberto, buongiorno. Buongiorno Anna. Oggi mi serve 100 grammi di burro, 50 grammi di Monte Veronese Mezzano e poi speck. A te Anna. Grazie Alberto, come sempre grazie mille. Noi abbiamo finito anche oggi di fare la nostra spesa, allora non ci resta che andare in cucina. Dai lì. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma fa vedere cosa Cristiano è stato bravissimo. Vero? Cioè, parola puntata di schiena. No? Guarda, veramente sembri, poi anche con le perle, sembri quasi una donna di classe, che per te insomma è inedita come cosa. Sembri sì. Veramente di classe. Lei potrebbe gentilmente prendere il caffè e andare ad accogliere l'ospite, per favore, perché io per sono molto di classe. Prego, l'aspettiamo dopo in cucina. Va bene. Va. E continui, vedi che la classe qua però è solo la confettura. Tu, capisci, tiri fuori il peggio di me. Cosa succede quando la settima arte, il cinema, incontra l'amore? Beh, non può che nascere un festival dedicato al cinema sentimentale. E allora abbiamo con noi Giulia Sambo. Buongiorno. Ciao. Giulia, e ben ritrovata a Due Chiacchiere in Cucina, che ci parlerà del Love Film Fest a Verona. Praticamente adesso, insomma, dall'11 al 14 febbraio, ecco, esatto. 14 febbraio, che appunto è il giorno dedicato a tutti gli innamorati. Giulia, io ti accolgo con un caffè, perché noi a Due Chiacchiere in Cucina usiamo veramente, siamo molto familiari di casa, ecco, quindi sei la benvenuta. Tu sei molto giovane. Sì. Hai 27 anni, vero? Esatto, ecco. Sì, 27 anni. E ti occupi della coordinazione, insieme a molti altri collaboratori, di questo importante festival che appunto andrà in scena a Verona, è il Palazzo della Gran Guardia, quindi davvero... Bellissimo, infatti è una location bellissima di fronte all'arena, invitiamo veramente un sacco di persone a partecipare. È una rassegna cinematografica che alla prima edizione si presenta come una retrospettiva. Quindi presenterà una serie di film già editi, che però appunto vale la pena di guardare e di rivedere magari, ecco. Quindi tutti i film dedicati comunque all'amore, all'amore, che ruotano attorno all'amore. Poi so che ci sono anche diverse sezioni, perché non esatto. È un semplice festival per tutti, oltre a essere naturalmente un festival dove ognuno può guardare, vedere, apprezzare questi film, poi ci sono anche diverse sezioni che parlano esatto. Di molte cose. Allora abbiamo quattro sezioni, partendo dal Love Classics, quindi una sezione dedicata diciamo al cinema
cinema d'oro, all'epoca d'oro del cinema, per poi passare a Love Strangers, che quest'anno in particolare è dedicato all'Argentina, paese ospite di questa edizione, per poi ripassare a Love Directors, in cui daremo spazio a tre grandi registi italiani, e infine Panorama, che sarà dedicato a una casa di distribuzione Good Films e che ripercorrerà un po' i punti salienti di questo festival, di questa 4 giorni veramente dedicata al cinema, che ama il cinema. Ecco, benissimo Giulia. Poi tra l'altro c'è da dire che si inserisce questo festival in un contesto più ampio, che è quello che ormai tutti conosciamo, di Verona in Love, insomma una rassegna dedicata all'amore che coinvolge piazze, strade a Verona, quindi che è, insomma, la città di Romeo e Giulietta, quindi la mia città, perciò naturalmente. Esatto. Diciamo che Love Film Fest va proprio a braccetto con Verona in Love, quindi tutte le iniziative che coinvolgeranno i veronesi, non solo a Verona, poi si rifletteranno sia in Gran Guardia per chi ama il cinema, ma anche con una serie di iniziative bellissime veramente per gli innamorati e non solo, che coinvolgeranno la città, quindi mostre, eventi, cene. E allora sai cosa ti dico Giulia? Noi ci godiamo questo caffè, perché dopo mi dispiace ma ti toccherà cucinare oggi. Proviamo. 2 minuti e poi siamo di nuovo qui. Avanti, prego, vieni pure nella nostra cucina, lei è Elenia Bazzacco. Ciao, piacere. Ciao, ben arrivata. Grazie mille. Fai già la vestizione? Faccio già la vestizione, ecco. Ma sai che lei guardava Masterchef, quindi ti conosceva. Grande già. Appassionata. Davvero? E grande tua fan. Sì, e sì. Come cucina? Arancione. Facciamo un po' dai. Di colore. È il nostro colore gettonato qui. Perché dà allegria. L'arancione. Noi sceglieremo sempre comunque le colori scuri. Così che smagriscono un pochino, sì. Vero? Cioè... quindi faremo una puntata al buio prossimamente. Perché abbiamo visto quel nero proprio. Allora, cara Ilenia, oggi si parlerà d'amore, come hai potuto sentire. Eh? Certo, esatto. Anche in amicizia, giusto? Perché sì. L'amore non è solo tra uomo e donna, ma anche tra amiche. Grazie Ilenia, è una dedica per me questa. Infatti volevo salutare la mia migliore amica a casa. Che simpatia oggi, vero. Un piatto di riso e simpatia, cosa facciamo? Allora facciamo una minestra di salsicce, anche se in realtà si chiama appunto minestra di Luganeghe, perché in dialetto appunto veneto, non serve che te lo metti, e in dialetto veneto appunto si chiamano Luganeghe, quindi prendete nota degli ingredienti perché è davvero gustosa. Gli ingredienti per la minestra di Luganeghe sono 200 g di Luganeghe tagliate a pezzi, 100 g di burro, 150 g di rape rosse, un cucchiaio di prezzemolo tritato, 2 litri di brodo, 200 g di riso Roma, una cipolla piccola e monte veronese grattato. Bene, cara Giulia, sei pronta allora? Sì. Ti dovrai cimentare con la cucina oggi. Quindi, come vedete, ingredienti poveri. Tra l'altro, questa ricetta è presa dal sito Cucina la Crise, che è un'iniziativa appunto veneta, tra l'altro, e dove vengono riprese tutte le ricette di una volta. Quindi, con ingredienti appunto poveri che si trovano ovunque, quindi nei nostri supermercati, nei nostri mercati, a costo ridotto. In effetti, questo costo complessivo per 4 persone è di 10 euro, quindi benissimo. Andiamo bene anche mangiamo sostanzioso e comunque gustoso, quindi vediamo appunto che non serve appunto spendere chissà cosa per riuscire a mangiare bene. Iniziamo. Bando alle ciance perché devo mantenere questa compostezza. Mi vai a grattare il formaggio dalla parte appunto dei fori larghi. Lei, gentile signora, cosa vorrebbe fare? Che non ho capito. Quello che mi indicherà lei, dottoressa. Andresti, magari non so. Fai paura con questo coltello, no, vedi? Non so, in camerino. Durerà poco la tua compostezza, okay. Comunque. Taglia le rape, dai, a pezzettini. Non è che poi macchio. Oh! Le rape non è che sono tanto coloranti, no? Ma che te frega? A pezzettini? Sì. Ma no, ma tu dopo avrò le mani tutte rosse. Taglia la cipolla. Ma no, io le taglio, ma però tu mi devi assicurare in che poi... In cucina non si deve dire no, questo no, perché mi coloro le mani, capisci? Mamma. No, perché insomma, Love Pink Fest, parleremo... Sì, la conosco. Purtroppo mi conosce. insomma, Love Pink Fest, dobbiamo parlare di film d'amore, cioè no, roba da Dario Argento, qua con tutte le mani insanguinate, vero? Allora, cara Giulia. Sì.
parliamo anche un po' di te, perché tu sei una ragazza molto giovane e insomma ti occupi soprattutto di web, soprattutto, vero? Esatto. Web, sì, sì. Internet, gestisci campagne social, esatto, quindi social network, che sono un po' le nuove professioni che vengono richieste, esatto, queste, giusto? Sì, sì. Bisogna saper comunicare utilizzando appunto i social media, cercando sempre di usare dei toni molto colloquiali, quindi la comunicazione sta cambiando grazie ai social media, quindi ecco, sì, assolutamente, bisogna tenersi sempre aggiornati, fare corsi, ecco, guardarsi perché, sempre intorno, seguire un po' dei modelli. Non si è mai finito di imparare, vero? Anche e soprattutto in queste nuove, insomma, nuove opportunità che ci vengono, sì, date. Tu lavori per una società che si chiama, esatto, MP4, giusto? Sì, è un'agenzia di comunicazione e tra le altre cose che facciamo abbiamo questo prodotto editoriale che parla di cinema e io seguo un po', diciamo, i contenuti web e, diciamo, le pagine social di questo prodotto editoriale, insomma. Ed è da lì che dal cinema, insomma, c'è stata questa unione anche con, esatto, con l'amore per il nostro Love, esatto, Film Fest Verona, che è, insomma, una prima edizione, quindi un anno importante perché è un po' l'anno zero di questa rassegna, esatto, cinematografica. Tra l'altro io mi ricordo che a Verona, ma negli anni passati, c'era una rassegna cinematografica che si chiamava Scarmi d'amore. Sì. Quindi un po' forse dalla nostalgia per Scarmi d'amore. Esatto, che... infatti questo Love Film Fest vuole, diciamo, riprendere l'idea originaria di Scarmi d'amore. Cioè il nipotino di Scarmi d'amore. Esatto, esatto, rivedendolo un po'. La nuova generazione di Scarmi d'amore. Esattamente, esattamente. Sì, sì. La nuova generazione di Scarmi d'amore, molto, molto interessante. Poi è anche vero che Verona si presta. Esatto, è proprio la città, ah, dell'amore, dai, per antonomasia, ah, diciamo. Dai. Senza nulla togliere ad Asolo, vero? Stavo parlando tra me e me, in effetti. Tu sei mai stata a Verona, Ilenia, sì, durante... Ma durante no, durante questa rassegna no, mai. È bellissima. Dovevo venirti a trovare l'anno scorso che eri con Valeria Rossi. La nostra Valeria Rossi. Esatto, poi ho pensato che ti avrei visto anche il giorno dopo e sì che ho detto, ma sì, dai. Ma che simpatica che sei oggi, Ilenia, particolarmente, più del solito. Ma guarda, veramente, no, ma una sai simpatia. Che noi scherziamo. Ascolta, posso dare una breve spiegazione per quanto riguarda le salsicce? Allora, queste sono classiche salsicce, tra l'altro neanche condite più di tanto, quindi senza aglio, senza appunto aggiunte varie. Io naturalmente ho messo anche in ricetta nel procedimento di sbollentarle prima, non tanto per fare una precottura che effettivamente ci può servire, ma se noi le andiamo leggermente a forare o con uno stuzzicadente o con una forchetta esce la maggior parte del grasso, appunto, che sarebbe un po' sgradevole poi da trovare nella nostra minestra, ok? Quindi vanno poi spellate, rosolate in padella insieme alla cipolla e al burro, appunto, che abbiamo già sul fuoco, e poi andiamo ad aggiungere appunto le rape. Quindi è una ricetta dietetica questa? Sì, in effetti è dietetica, poco calorica e soprattutto per adatta a una vita sedentaria. Vero? Giulia, ti piace cucinare? Allora, diciamo che io non sono proprio il top in cucina, però da quando vivo da sola devo un po' arrangiarmi, diciamolo, anche perché sennò veramente mi ritrovo a mangiare cose sempre surgelate, non è il caso. Perché tu vivi a Verona comunque? Io vivo a Verona da 3 anni ormai. Ma da tu quando sei di a dove? Lavorare. Io sono di Mestre. Di Mestre? Sì. Ho studiato a Verona la specialistica e poi insomma ho trovato subito lavoro, fortunatamente, e vivo con un'altra ragazza. Insomma, il bello è che per fortuna ci sono aziende come quella dove tu lavori, che cercano anche persone, che assumono. Questa è una bella cosa. La nostra è un'azienda molto giovane. Sì, siete tutti, sì, ragazzi molto, tutti ragazzi giovani, più o meno della mia età. I titolari sono quarantenni, quindi insomma gente, esatto, sveglia, giovanissimi. Giovane. Giovani? Sì. No? Tranne rari casi, 40 anni sono ancora giovani. Tranne rari casi, vero Ilenia? Ma io sono già verso i 44, cara. Ma dai, no, in serio? Sì, manca poco. Non li dimostri? Bugiarda. Sarà quel strato di Cerone. Cerone. Come si chiama quello? La vita ti fa bella, che è il nostro film preferito. La morte ti fa bella, sì. No, la vita, sì, esatto. A noi il trucco
ci fa decenti. Decenti. Potremmo scrivere un... presentabili. Sarà il nuovo film che presentiamo. Esatto, sarà in rassegna il prossimo anno, vero? Da conto. Il remake della morte di Fabella con me, Ilenia protagonista. Aiuto. Allora, rosolata, appassita la cipolla. Aggiungiamo... Bene. Quanto ti manca? Ho finito, credo. Più può o andare? Meno. Sì. Un altro po'? Sì. Okay. Togli la parte della sì. buccia quando ci arrivi vicino. Allora, aspetta. Giulia aveva una paura tremenda di dover sbucciare patate oggi. Era il suo incubo peggiore. Davvero? Sì. Potevi dirmelo. Facevamo no! passata paura. Ma perché? Perché forse ho in casa dei coltelli sbagliati anche. Ah, sì. I coltelli sbagliati. I coltelli giusti, tra l'altro, ci evitano anche il rischio esatto. di farci del male. Esatto, infatti... Non sempre i coltelli taglienti... E dovendomi un po' arrangiare. Va bene? Sì, sì. Aspetta. Togli il coltello. Sono precisina. Sì. Allora, io le metto praticamente, le metto quasi tutte. E un mucchiettino lo lascio da parte per poi averle sempre come presentazione del piatto. Aspetta che lo appoggio ma sai su. Che, allora, appoggio sopra qui perché altrimenti ho paura di macchiare il tagliere e poi non viene più via. Infatti sta notando che è un po' recidivo questo colore della rapa, A Pasqua si colorano anche le uova. Vedi che avevo ragione, l'hai fatto apposta. Ti rimane il colore, Anna? No. Scusa. Allora, fiamma vivace naturalmente, Andiamo di alzare. Questa ricetta io nel senso la conoscevo, però senza le rape rosse. Interessante anche però. Con le patate se si vuole esatto. Per chi non ama la rapa rossa si può andare a sostituire. Ma è bello così, cioè proprio questo colore incredibile. Poi ti ricordi anche con Stefano Caffarri che avevamo fatto con le rape rosse là. Tornerà ma non lo diciamo però non lo diciamo ma tornerà diciamo. Avevamo fatto degli spaghetti della pasta con sì, la rapa bellissima con da vedere addirittura, un effetto avevamo non centrifugato avevamo estratto proprio il succo di rapa e caspita c'era questo effetto cromatico bellissimo che abbiamo rifatti tra l'altro tutti qua in studio esatto quasi. Che era facile perfino Silvia perfino io anche tu? sì sì non hai una ricetta un punto forte qualcosa che ti senti ma adesso sto imparando un po' i risotti mi sono buttata proprio subito sui risotti però mi piacciono in realtà punto forte la pasta bene o male un po' di sughi particolari, sì. Insomma, mi arrangio, ecco. Dolci? Beh, dolci no, devo dire che mi piace mangiarli, però non ci siamo proprio, no. Può sempre andare a prendere ispirazione nel nostro sito, no? Esatto. Che il nostro sito è... Bellissimo. www.7goldtelepadova.tv Sempre pronta, sul pezzo. Sempre sul pezzo io, Sì, sì. E vabbè, abbiamo tutte le varie sezioni, sì. Insomma, primi, secondi, dessert, un'ampia sezione di dessert, quindi va bene. Ascoltami, ho aggiunto un po' di brodo per non andare ad aggiungere ulteriore grasso, ossia burro o d'olio. Che ce n'è già abbastanza, direi. Sì. E, dopo ho mangiato questo andavano nei campi o erano già andati, capisci, perché è così sostanziosa. Aggiungiamo il riso. Ok, qui non serve andarlo a tostare, ma basta semplicemente appunto andare ad aggiungere il riso, lo lasciamo insaporire un attimo, copriamo di brodo, il tempo appunto di lanciare l'angolo dell'eccellenza del territorio e poi torniamo. E poi siamo pronti. Sapevate che il 2016 è l'anno internazionale dei legumi? Ebbene sì, l'ha deciso la FAO, quindi siamo in un'annata importante per comunque un alimento importante per la nostra nutrizione, i legumi. Siamo qui a parlarne con Luca Zocca, direttore marketing di Pedon, dell'azienda Pedon che noi conosciamo bene. Buongiorno e benvenuto a due chiacchiere in cucina. Allora, 2016 è l'anno internazionale dei legumi, giusto? Sì, è un anno molto importante per riscoprire e rivalutare una tipologia come i legumi, che è una tipologia molto varia, molto ampia, che provengono non solo dall'Italia ma anche da molte parti del mondo e ha degli aspetti nutrizionali fondamentali. Esatto.
per cui sono un classico alimento che può essere in sostituzione della carne, perché sono proteine vegetali in sostituzione di proteine animali, però i legumi hanno anche, sono ricchi di fibre, vitamine, in alcuni casi anche di fosforo e ferro, come ad esempio le lenticchie. Ecco, a proposito di lenticchie, io so che un fiore all'occhiello di Pedon sono proprio questi, anzi le farei proprio vedere, eccole qua, le lenticchie Pedina. Che sono buone in più significati, in più sensi, la bontà di queste lenticchie. Ci spieghi perché? Sì, allora la lenticchia è sicuramente un alimento importante per la nostra alimentazione, e per cui fanno bene alla salute, ma in questo caso la lenticchia Pedina da 13 anni va a destinare una parte del ricavato della vendita di ogni confezione, sono 15 centesimi, per finanziare dei progetti che combattono la malnutrizione e la mortalità infantile. Per cui siamo a fianco da 3 anni a Save the Children. Save the Children. Save the Children, e siamo impegnati con loro nel sostenere dei progetti che vadano a tutelare la famiglia, soprattutto nei paesi africani. E questo è molto importante perché sappiamo, insomma, l'Africa è un continente molto importante, è il continente da cui arriviamo tutti ed è quello un po' più travagliato ultimamente. Però insomma siamo fiduciosi anche che questi progetti aiutino le popolazioni locali ad avere la forza comunque di a sostenere uno sviluppo del rispetto di quello che sono poi la cultura del paese, dei posti in cui noi operiamo, sempre a fianco comunque a queste organizzazioni non profit. E io so un'altra particolarità di questa lenticchia Pedina, che riguarda proprio la confezione. Dico bene? Sì, quest'anno è un altro progetto che noi abbiamo sviluppato che si chiama Save the Waste, e con questo progetto noi andiamo a recuperare gli scarti di lavorazione dei legumi e andiamo a sostituire parte della carta che serve per fare l'astuccio con gli scarti di lavorazione, perché in questo caso un 20% di questo astuccio è fatto utilizzando dei fagioli di scarto. Cioè proprio lo scarto dei legumi, sì. Cioè un cerchio proprio, esatto. Vero? Quindi secondo appunto un modello circolare di economia sostenibile, per cui lo scarto non è più qualcosa che si va a perdere, ma viene rimesso in un circolo economico, diventa risorsa. In questo caso facciamo una carta che poi diventa un astuccio, è un astuccio 100% riciclabile, certificato anche FSC, e ovviamente poi noi andiamo a destinare parte del ricavato a sostenere dei progetti etici, per cui facciamo bene alla salute, facciamo bene all'ambiente, ma riversiamo anche ricchezza a sostenere delle comunità. Quindi un circuito virtuoso, direi al 100%, vero? Circolare. Sia per il contenuto che l'involucro. E allora, gentilissimo Luca, per averci spiegato tutto questo, e noi invece ci rivediamo in cucina. Grazie. Siamo pronti, Lenia? Siamo pronti. Che profumino e che bel colore. Adesso una generosa manciata appunto di Monte Veronese. Guarda Giulia, guarda che bella. E quindi farà anche questa cremina bella densa. Hai contribuito anche tu Giulia, d'altronde. Magistralmente grattato da Giulia. Allora mescoliamo e poi serviamo appunto nei piattini con una fogliolina di prezzemolo. Se vogliamo e preferiamo possiamo anche tritarlo e aggiungerlo direttamente alla minestra, però come si sa c'è sempre magari chi non gradisce trovare la parte di prezzemolo, quindi cerchiamo di raccogliere sia il riso, aspetta che mi prendo un po' di strofinaccio, e mettere anche appunto sia la rapa rossa ma anche il... La salsiccia, okay. Guarda che bello. Sì, ci vuole. È bella colorata. Poi questo tocco rosato, rosso. Basta, cosa dici? Chiama proprio il sentimento, eh? Eh sì. E senti, le rape? Non è a caso. Le rape. Allora, le rape possiamo anche metterle appunto sopra, in questo caso, per scoprire in un certo senso la parte anche leggermente croccantina. E poi appunto è un po' più rossa, giusto per dare, possiamo anche frullarla e renderla cremosa questa rapa. Giusto, bello, mi piace questa idea del frullarla, sì. E un po' di fuggio, e io ci sono. Bene, allora cara Giulia, io e te andiamo di là e lasciamo qui Ilenia perché adesso arriverà il sommelier per l'abbinamento del vino.
Io sono pronta. Dopo torniamo, eh? Sì, va bene. Buongiorno Ilenia. Oh, buongiorno Vitto. Allora, cosa hai preparato? Allora, una minestra con rape rosse e luganega. Luganega. Quindi una minestra ha sempre succulenza, quindi abbondanza. Allora, pensate a un vino importante, un capo di Stato. È un vino capo di Stato. Capo di Stato, sì. Sai perché si chiama capo di Stato? Ecco, perché questo vino è fatto la prima annata del 64 e negli anni 60, quando venivano capi di Stato a Venezia, hanno apprezzato molto questo vino, in particolare il presidente francese Charles de Gaulle, da cui il nome di capo di Stato. Bellissima anche l'etichetta. Bellissima, è fatta da Tono Zancanaro, quindi un artista. E pensa che questo vino è fatto con gli stessi vitigni con cui si fanno i vini di Bordeaux, il famoso taglio bordolese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, con l'aggiunta di una piccola quantità di Malbec, vitigno molto diffuso in Argentina, ma presente anche nel Veneto orientale. Guarda che bel colore, senti i profumi tipici, con questi piccoli frutti rossi e poi la speziatura che viene fuori da questo passaggio in legno del vino, è un passaggio in legno che gli regala tutte queste tostature. La speziatura, perdonami, viene data a differenza in base al legno della botte anche? Certo, e al tempo di permanenza, indubbiamente. Vedi che la nota alcolica non si percepisce in maniera così importante, eppure a 14 gradi questo vino. Mamma mia. 14 gradi che ci serviranno per asciugare la bocca da questa, diciamo così, succulenza importante. Che ne dici? Buono. Molto ferro. Sì. Questo sì. Sì, e secondo me con la Luganega ci sta meglio. Hai detto ferroso. Sì. Bravissima. Infatti viene dal terreno del Montello, che è un terreno ricco di ferro. Vedi? Cioè ormai comincia a capire qualcosina. No, capisci tutto perfettamente. Adesso mi parlerai un altri due minuti di questo vino. Mentre noi mandiamo un po' di pubblicità, cosa ne dici? Va bene. Così mi spieghi qualcos'altro. Certo, approfondiamo il discorso. Cin cin, sempre. Ben ritrovati nell'angolo dell'educazione alimentare di Due Chiacchiere in Cucina, con noi il dottor Antonio Dorigo, studioso, laureato in chimica, farmacia, medicina, e oggi assieme al dottor Antonio, che saluto e ringrazio per essere qui con noi, buongiorno, parliamo invece delle verdure, perché quando si vuole fare una dieta, insomma, si mangia un sacco di insalata, l'insalatona, poi ci sono verdure, frutta, ma fa bene mangiare tutte queste verdure? Allora, le verdure sono, gli ortaggi e anche la frutta, sono un elemento fondamentale del nostro mangiare, del nostro cibo, di queste sostanze che portiamo alle cellule, perché le verdure e gli ortaggi contengono delle sostanze importanti per meccanismi particolari del nostro organismo, come le sostanze antiossidanti, i polifenoli, i resveratroli, e tutte sostanze che intervengono nei meccanismi di pulizia, eliminazione dei rifiuti delle cellule. Allora, è importante ottenere queste sostanze in maniera biodisponibile, cioè sono contenute all'interno delle cellule della verdura. Può far vedere, c'è anche ci sono anche le figure. Più avanti. Sono contenute nella cellula vegetale, però bisogna tenere conto che la cellula vegetale è un sacco di cellulosa. E questo sacco deve essere aperto per rendere disponibili alla digestione e alle cellule i contenuti di queste cellule. E allora questi sacchi di cellulosa devono essere aperti, però l'essere umano non ha a disposizione gli enzimi necessari per fare questa azione di apertura. Lo hanno, per esempio, i ruminanti, che hanno tre stomaci e hanno queste cellulasi, questi enzimi che servono per aprire la cellula vegetale. L'essere umano ha a disposizione invece il calore e quindi la cottura delle verdure è fondamentale rendere biodisponibile le vitamine. Perciò è meglio mangiare, meglio prediligere le verdure spadellate, cotte, i minestroni, le zuppe di verdura, i passati di verdura, ma questo è fondamentale.
Non è di poca importanza, perché le persone che mangiano le verdure crude poi si trovano gonfiori, reflussi e tutta una serie di disturbi dovuti al fatto che il nostro organismo non è in grado di digerirle. Quindi sia verdura cotta. Sì, a verdura cotta, spadellata, come fanno le popolazioni di tutto il mondo. In questa maniera forniremo alle cellule tutti i preziosi nutrienti contenuti nelle verdure e negli ortaggi. C'è un tipo di cottura in chiusura che dobbiamo seguire piuttosto che un'altra? La cottura in padella, scottati in padella con peperoncino, e l'olio d'oliva che serve come grasso di altissima qualità e l'aglio, la cipolla, le cose che servono per insaporire, sono gli aspetti fondamentali per fare, invece di una erba che deve essere condita con olio, aglio, aceto, pepe, sale, perché sa solo di erba. Noi possiamo tirar fuori i sapori di ogni cibo, di ogni verdura, con la cottura. Insomma, verdura sì, è anche buona da mangiare. Certo, e allora, grazie mille, dottor Dorigo, ci rivediamo la prossima volta. Intanto, noi invece ci rivediamo in cucina. Trovati due chiacchiere in cucina, siamo pronti per la seconda ricetta, vero Ilenia? Esatto. Ah, ecco, mi stavo dimenticando anche gli spinaci, che sarà un ingrediente, l'ingrediente tra i tre principali per la farcitura dei nostri triangolini, cuoricini, mezzelune, rettangoli, quello che vogliamo, e sono è un piccolo appetizer appunto pre-cena. E allora? Prendete nota. Prendete nota. Su, Bazzacco, sveglia! Per i triangolini saporiti ci occorrono, per l'impasto, 200 g di farina, un cucchiaino di lievito istantaneo, 50 ml di acqua, un pizzico di sale e un uovo medio. Per farcire, spinaci, 100 g di speck e pezzettini di formaggio di vari tipi. Bene, eccoci allora con la nostra Giulia Sambo, che è venuta a trovarci oggi per parlare anche del Love Film Fest. Oggi, adesso, entreremo più nel cuore di questo festival, che sarà appunto a Verona tra pochissimo. Ilenia, intanto iniziamo a fare qualcosa. Sì, volevo solo dare un consiglio. Se vogliamo, questa può essere anche una ricetta svuota frigo. Perché? Perché riusciamo a recuperare, come in questo caso può succedere, dello speck, degli spinaci, magari, che abbiamo avanzato dal pranzo, e quindi piuttosto di presentare il classico mucchiettino lo ripassiamo in padella e lo insaporiamo di nuovo, e quindi oltre agli spinaci possiamo utilizzare anche qualsiasi altro tipo di verdura. Altre verdure, quindi? Sì, assolutamente. Per esempio, se ci avanza della peperonata o della caponata, si può benissimo appunto farcire anche con questo. Questo è interessante. Magari una cosa un po' che sia ben asciutta, però non liquida. Stessa cosa per esempio per gli spinaci, che bisogna strizzarli bene o asciugarli bene se utilizziamo appunto degli spinaci freschi. Okay. Cosa ci fai fare? Giulia. Sì. Eccomi. Ti chiedo di andare a tagliarmi a pezzettini la scamorza. Sì. In questo caso abbiamo una scamorza affumicata, ma se abbiamo appunto del formaggio, i classici pezzettini piccolini in frigorifero, possiamo utilizzare questi. Bene. Basta così. Vabbè. Dai, vieni qua, dai. Fai fare qualcosa allora. Sì. Mi vai a tritare finemente gli spinaci e poi me li rimetti qui. Ah, ok, allora passo di là o serve a resta? No, resta. Con lo spessore? Sì, benissimo. Okay. E dopo magari me li tagli più piccolini. Certo. Sì. Io intanto vado a impastare, che è un impasto molto molto semplice, farina 00, o se volete un composto, un attimino, un impasto un po' più elastico, utilizziamo metà Manitoba e metà 00. Lievito istantaneo, perché appunto ci permette di evitare la parte di lievitazione, appunto di prelievitazione, e quindi acqua quanto basta in base alla farina che utilizziamo. Quindi facilissimo, veloce da fare. Sì. Deve riposare? No, per niente. Assolutamente no, perché il lievito istantaneo mi va a lievitare grazie al calore del forno. Fantastico. Fantastico. Ascolta Giulia, io adesso entrerei un po' nel cuore del festival e delle sue sezioni. Tra l'altro, io so che l'inaugurazione l'11 è qualcosa di speciale. Perché? Infatti, raccontaci. Diciamo che l'inaugurazione coinvolgerà non soltanto gli appassionati di cinema, ma anche chi ama il ballo, la danza. Gli appassionati di tango. Di tango, esatto.
Allora, sì, ci sarà questa inaugurazione dedicata all'Argentina, paese ospite di questa edizione. Questa è intanto la locandina, stiamo vedendo. Esatto, questa è una delle sezioni in realtà. Questa la prima sezione della di ogni giornata, che appunto verrà dedicata al cinema, diciamo l'età dell'oro del cinema. Ascolta, prima di passare alle sezioni, sì, per la serata inaugurale ci sono dei biglietti? Come allora funziona? Sì, i biglietti per tutto l'evento in realtà sono già attivi, disponibili per essere acquistati su online, su Eventbrite. Eventbrite. Esatto, comunque trovate direttamente l'accesso dal nostro sito, che è lovefilmfest.it. Ecco, quindi oppure, lì non ci si sbaglia. Esatto, non ci si sbaglia mai, oppure dalle nostre pagine social, quindi posso? Facebook e Twitter, sì. Scusami se sì. Mai tagliare così, ah, perché okay. Hai visto che la lama è andata... Ah, cavolo, sì. Okay. Quindi mano sempre okay. Chiusa. E al limite a questo sì. Punto mi vai a girare piuttosto okay. Altrimenti ti tagli. Grazie. Scusami. No, perché lei le mani servono, perché deve digitare continuamente. Ma anche se non servono, è sempre bene appunto non... Ok. Quindi i biglietti noi li possiamo perciò acquistare online, su Eventbrite. Si trova il link direttamente dal nostro sito oppure dalle pagine social, c'è l'accesso diretto. Bene. Ilenia, come siamo? Guarda che bella, già finito. Sì, è facilissimo. Se noi vogliamo possiamo aggiungere anche un filino di olio. Un filino di olio. Che così arriva a essere ancora più croccante poi. Ok, adesso basta semplicemente impastarla, come sai, a mano leggermente, perché l'impastatrice appunto ci dà solo una prima girata di ingredienti. E poi basta tirare la sfoglia e farcire. Ho capito. Ma vanno bene così? Cioè, sì, sì. Ah, ok, più piccoli, più grandi. No, vanno bene così. No, va grandezza. Bene così, sì. Dopo eventualmente vediamo, in base alla grandezza che facciamo, se magari li tagliamo. Però è sempre bene avere la fettina di formaggio più bassa, cioè meno spessa, mm-hmm. Ma va bene anche un po' larghina così. Ok. Poi naturalmente, come dicevo prima, o facciamo dei triangoli, quindi che ne so, andiamo a tagliare a quadrati e poi ripiegare, oppure faremo qualche cuoricino e quindi andiamo sì, ad accoppiare. Sì, per l'Offing Fest, sì. Dobbiamo. Perfetto. Ascoltami, le varie sezioni, prima ne abbiamo accennato quando ci siamo incontrate nel esatto. Nostro salottino. Sì. Però mi spieghi meglio le varie sezioni, allora, i film, da chi certo. Vengono scelti, chi c'è, chi non allora, c'è. Allora, per esempio per la sezione Love Classics, che è appunto la sezione dedicata al cinema, insomma all'Hollywood diciamo d'oro, abbiamo un professore dell'università che si è dedicato proprio a selezionare tutti i titoli. Professor Scandola. Scandola, sì. Esatto, dell'Università Scandola, di Verona, esattamente. Storia critica del cinema. Esatto. E quindi ogni sezione nell'arco della giornata andrà ad occupare una particolare fascia oraria. Quindi si inizia con Love Classics alle 14.30, per poi passare a Love Strangers, che è dedicato all'Argentina, alle 17, per poi passare a Love Directors alle 19 e a Panorama, che è l'ultima senti. Sezione alle 21. Ah, vedi? Sì. È come veramente, cioè non ha nulla da invidiare agli altri festival questo, no, diciamo vero? Che incontra un po' tutti i gusti, incontra tutti i gusti cinematografici, ecco. Sì, questa? Sì, metti di là perché no, adesso avremo bisogno di spazio per andare appunto. Insomma, poi febbraio è un mese caldo per il cinema, Ci sono gli Oscar, certo. Ragazzi. A fine mese ci saranno gli Oscar, quindi meglio di così. È un mese proprio caldo. Aspetta che prendo uno strofinaccio in modo da... Vai. Proprio, chissà se DiCaprio riuscirà nell'impresa. Hanno detto che è bellissimo quel film, per chi l'ha visto. L'ho visto, è veramente... Davvero? Merita. Bello? Molto bello. Chissà sì. Se riuscirà a prendere l'ambito statuetta, cioè, questa è la domanda... sì, esatto, della... per chi è appassionato di cinema. Siamo tutti qui con col fiato sospeso per capire se sarà la volta buona, ecco. Ascoltami, che registi ci saranno a Love Film Fest? Allora, in particolare, mi piacerebbe parlare della sezione italiana, quindi Love Directors, che è dedicata a tre grandi registi, quindi Pupi Avati, Luca Guadagnino e Andrea Segre. Quindi a loro verranno dedicate delle proiezioni, a cui io non voglio dire di più perché dovete assolutamente andare a sbirciare sul nostro sito e sui nostri social per capirne di più, ecco. Beh, insomma, ci voleva comunque una rassegna cinematografica a Verona durante appunto la festa degli innamorati. Esatto. Ecco. Poi ci saranno anche tantissime convenzioni, ci saranno cene, insomma. Esatto, perché appunto il festival si lega a Verona in Love. A Verona in Love. Offrirà un sacco di iniziative veramente per gli appassionati di qualsiasi cosa.
Sì. Quindi innamorati non solo, tutti a Verona. Tu sei innamorata, Giulia? Io sì. Oh, sì. Che bello. Mi piace farmi gli affari degli altri. E fatalità, lui è di Verona, quindi io diciamo che a Verona ho veramente trovato tutto, il lavoro, sì, l'amore. Ti ha portato fortuna a Verona, bene, bene, sì, bene. Sì, sì, sì. Brava Giulia. Allora, guarda, bella elastica, vedo. Bella elastica. Adesso facciamo i triangoli, sì. O triangoli, cuoricini. Beh, il cuoricino dobbiamo farlo per forza. Certo, sì. Dedichiamolo. Allora, dedichiamolo a Fin Fest. Il coppapasta lì dietro, Anna. Ah, sì. Dietro, ecco. Lì, quello è un cuoricino. Sì, ma c'è anche questo. Sì, dopo lì possiamo fare per esempio delle mezzelune. Allora, andiamo a coppare in questo modo. Cerchiamo sempre comunque di... Io adesso ti faccio vedere uno, giusto per capire come fare. Bravissima. Allora, cucchiaino. Mi metti un po', anche un po' di acqua lì dentro, tanto sì, non ci interessa appunto. Va bene? Perfetto. Un po'? Ne vuoi ancora di più? No, bastava anche meno. Ma... non lo so. Va bene, va bene, va bene. Allora, dopo lo farete voi questa cosa, eh? È spocchiosa la bazzacco. Che spocchiosa. Andiamo a compattare bene. Appoggiamo un po' di questo. Mettiamo un pezzettino di formaggio e una strisciolina minima appunto di speck. Cioè un bocconcino perfetto. Ho tutto. Dopodiché prendiamo l'acqua. Pennelliamo i bordi per sigillare. Sì, effettivamente non te ne serviva di più. Magari anche agevolando. Cosa? La vicinanza. Eh sì, e così poi ci dicono che dobbiamo spostare tutto perché non riescono a riprendere. No. Non ce lo facciamo. Però... dire. E andiamo a sigillare. Naturalmente se i cuoricini sono un attimino più grandi, riusciamo meglio nell'intento. Oh, che carino. Bellissimo. Adesso martellato, per favore, c'è la placca del forno lì. Me la vai a foderare con la carta da forno. Vuoi quella con i bordi alti? Oppure quella bassa, con... grazie, ecco, che così. Oppure possiamo utilizzare il nostro coppapasta rotondo. Coppapasta. E quindi basta andare a mettere sempre la nostra dose appunto di spinaci, lo mettiamo da lato in questo caso. Va bene così, bazzacco? Sì, tesoro, grazie. Trasferisci il cuoricino lì e dopo lo andiamo in forno. Allora, aspetta che intanto appoggio qui la placca così riusciamo. Guarda che bello anche. La tu vuoi farlo a mezzaluna con questo? Questo lo faremo a mezzaluna. A mezzaluna. Ma facciamo anche un triangolino, visto che parliamo di triangolini. Sì, intanto che io... Cosa hai detto? No, dico, visto che si chiamano triangolini spiziosi, sì, insomma, c'è anche il triangolino. Ok, dai, perfetto. Veramente io vado a stendere. Allora, noi continuiamo pasta e poi li metteremo in forno. Sì, adesso ci prendiamo 15 giusto... minuti. Sì, adesso un minutino, due di pubblicità, poi torniamo qui. Grazie. Sentiste che profumino qui con i nostri triangolini e non solo, cuoricini, mezzelune. Mezzelune. Ce n'è una che è magistralmente farcita. C'è il panzerottone anche, quello ce lo mangiamo noi dopo. Però vedi che non serve neanche pennellare, un impasto che appunto contenendo una parte di uovo colora questo. Guarda, sì, togliamo questa crosticina. Però togliamo cosa la crosticina. Dici? Non ti viene voglia di assaggiarlo? Ma mi ustionerei, quindi... Ma io proverei. Eccoci qua. Guarda, proprio ad hoc per ad hoc il nostro Love Film Fest, vero esatto, Giulia? Perfetto. Sei contenta? Abbiamo la dedica, non vedo anche l'ora. Per il festival. Questo puoi farla a casa. Sì, eh? Non mi sembra difficile. Con quello che avanzi anche sempre ben riuscita come ricerca. Perfetto. Allora, grazie. Noi andiamo a vederci il trailer di qualche film, sì, Giulia, mentre certo lei è qui con... Questo me le lasci allora? Sempre per il discorso, se no mi ustiono, altrimenti... Ah, solo per quello, sai. Sì, dai. Vediamo Vito cosa ci andrà ad abbinare. Buongiorno Ilenia. Buongiorno Vito.
Allora, aperitivo. Aperitivo. O anche appunto pasto, perché questo è abbastanza, sì, sostanzioso. Sono dei triangolini ripieni con spinaci, sì, scamorza affumicata e, sì, speck. Quindi tendenza marognola e aromaticità. Sì. Allora ho pensato a un vino ottenuto da un vitigno aromatico che si chiama Gewürztraminer. Alto Adige, Erst & Neu, Puntai è il nome del vino. È un vino veramente interessante perché regala delle note di morbidezza in bocca e delle note suadenti di alcuni frutti tropicali, in particolare il lici, sai, quel frutto, certo, un po' bitorzoluto con ricoperto, la polpa bianca, perfetto, che in questo, e poi un fiore che in questo periodo fiorisce in tutti i giardini, il fiore d'inverno, il calicanto, quel profumo dolce, suadente, inebriante che qui ritrovi bene. Prova a metterci il naso. Qui devo studiare un po', però. Certo, bisogna studiare, bisogna studiare, ma sono due profumi tipici, caratteristici, il lici in particolare del Gewürztraminer, e senti la morbidezza in bocca, come accarezza la bocca, come accarezza le papille gustative, come si contrappone bene a questa aromaticità, e la lunghezza del piatto è adeguata alla persistenza aromatica intensa del vino. È perfetto? C'è una poesia a sentirti, lo sai? Va bene. E con questa pillola, no, adesso, sì, dicono che sia molto più semplice dire ti amo che Gewürztraminer. Gewürztraminer. Sì, yeah. Dopo il secondo bicchiere, secondo me, lo dite a meraviglia. Ci vediamo dopo. Cin cin, salute. A noi. Giulia, torniamo, eccoci qua. Avete visto i camminamenti? Sono sempre bravissimi i nostri amici dell'AIS. Veramente. Allora, facciamo un brevissimo riassunto delle due ricette. Allora, per la minestra di riso abbiamo naturalmente appassito la cipolla con un pezzettino di burro, abbiamo aggiunto poi le nostre salsicce che abbiamo sbollentato in precedenza, tolto il budello e tagliate a pezzettini, la rapa rossa magistralmente tagliata a cubetti dalla nostra Anna Martellato e poi abbiamo aggiunto anche il riso e aggiunto naturalmente il brodo. Aggiungetene poco alla volta per arrivare ad avere una densità appunto desiderata e ottimale per i vostri gusti. Naturalmente qualche pezzettino di salsiccia servitelo naturalmente anche all'interno della minestra quando andiamo naturalmente a servirla al piatto. Abbiamo mantecato in ultima fuori dal, naturalmente dalla fonte di calore, con il nostro Monte Veronese magistralmente grattato dalla nostra Giulia, giusto? Una fogliolina di prezzemolo ed è pronta la nostra minestra. Per quanto riguarda invece i triangolini, cuoricini, mezzelune, abbiamo creato questo impasto molto semplice con farina, uova, acqua e un pizzico di sale e un pizzico di lievito. L'abbiamo steso e poi l'abbiamo farcito con, nel nostro caso, degli spinaci appunto ripassati in padella e ben asciutti e tritati, un pezzettino in questo caso di scamorza, dello speck, chiusi, cotti in forno naturalmente preriscaldato statico, circa 180-190 gradi per una quindicina di minuti. Non li abbiamo spennellati con assolutamente nulla, no, perché nell'impasto c'è l'uovo poi, tra l'altro, però nulla ci vieta se vogliamo farlo. Molto bene. E allora noi vi ricordiamo che le ricette, così come anche la puntata, la potete ritrovare su www.settegoldtelepadova.tv. E abbiamo anche il canale YouTube dove potrete riguardare la puntata, abbiamo Facebook, Twitter, Instagram, quindi mi raccomando seguiteci e seguite anche Love Film Fest Verona, vero Giulia? Esatto, esatto, Love Film Fest, il sito è lovefilmfest.it, i social sono Facebook e Twitter e i biglietti sono su Eventbrite. C'è anche già l'hashtag LFF Verona. Verona, quindi mi raccomando, esatto, partecipate anche su Twitter a Love Film Fest e soprattutto andate a fare un salto a Verona in questi giorni perché è davvero, esatto, meravigliosa. Magica. E allora, grazie mille per averci seguito anche questa puntata, grazie, che dire, grazie, grazie, grazie per, Giulia, grazie per bravissima, grazie, bravissima tu e che altro dire? Buon appetito! E adesso questo.